Quando nei giorni più freddi dell'anno cominciano a presentarsi sempre più numerosi ai nostri occhi, scritti col pennello su fogli di carta rossa, quei caratteri di felicità dalle più svariate dimensioni, sappiamo per istinto che è arrivato il Capodanno cinese. Il carattere di felicità è foriero di questo annuncio e di quel sapore dell'anno che viene. Risveglia quel nostro peculiare senso dell'anno e ogni anno, puntualmente, ne manifesta il profondo significato. Quello di felicità non è certo un carattere comune per la gente, è un carattere pregno di senso profondo. Il suo significato comprende tante e tante cose. Vi è incluso quasi tutto ciò che è bello. Con esso si indicano sia l'abbondanza e le prosperità materiali, sia la salute e tranquillità interiore, nonché l'armonia e la pienezza nei rapporti, e ancor più la pace e la serenità per il popolo del proprio paese e la pace nel mondo intero. Questo carattere sta a significare le cose belle e sta a significare la fortuna. È il carattere più idealizzato da tutto il grande popolo cinese. Durante tutto l'anno le persone nascondono nel segreto del cuore il loro desiderio per queste cose belle, ma quando si avvicina il nuovo anno, recante una nuova fila di nuovi giorni, non riescono più a frenarsi dal far trapelare questo desiderio all'esterno e, cristallizzandolo nel carattere di felicità, lo scrivono senza più remore, a grandi tratti, su grandi fogli di carta rossa che poi incollano alle porte, alle pareti dell'ingresso delle case e nei luoghi più in vista degli spazi interni. La vita spirituale della gente si incarna nelle feste. Molte sono le storie che si tramandano sull'origine dell'abitudine di esporre il carattere di felicità. Ma quella che più mi soddisfa rimane la spiegazione che ci deriva dagli studi sul folklore. Questa tradizione è il risultato del passaggio tra una generazione e l'altra, durato millenni, sedimentatosi e accettato da tutti. In quanto moto dell'animo, rimane profondamente, immaterialmente nascosto nel sangue di ogni cinese e, come arriva la festa di primavera, emerge spontaneamente, senza bisogno di alcun richiamo. Si tratta di qualcosa che non è imposto da nessuno, che nessuno potrà mai cambiare né rifiutare. Ecco che questa tradizione di scrivere questo carattere e di appenderlo è ormai divenuta un tratto culturale radicato. Finché la gente ne sentirà l'esigenza, il segno è destinato a rimanere e ad essere oggetto di una creazione continua. A ciascuna tradizione, ogni individuo può portare il proprio contributo, come avviene nel caso di questo carattere di felicità che viene scritto su un foglio di carta rossa. Va bene scritto in qualunque stile, in quello regolare, in quello delle erbe, in quello ufficiale o in quello del sigillo. Sta al singolo scegliere la forma per esprimere i propri desideri. E questo perché il carattere di felicità lo si scrive a se stessi. È una sorta di rassicurazione che uno fa a se stesso, di sostegno e incoraggiamento a se stessi. Ma è anche un modo di comunicare agli altri le proprie aspirazioni. Il popolo cinese nutre rispetto reverenziale per la vita e per questo tiene in alta considerazione il carattere di felicità. Questo piccolo e semplice carattere scritto in inchiostro nero su carta rossa non va quindi sottovalutato. Esso racchiude in sé la quintessenza del senso del vissuto dei desideri che la nostra stirpe nutre nella vita. Esso merita di essere considerato il simbolo profondo della festa del Capodanno. E così, puntualmente all'arrivo del Capodanno, nel villaggio perso tra i monti al nord, così come in quello adagiato lungo i canali nelle terre del sud, nella metropoli sfavillante di luci e roboante di suoni, così come nella piccola città semideserta delle regioni remote, il nostro sguardo sarà attratto da ogni sorta di carattere di felicità dalle più svariate dimensioni. Viene tra noi luccicante,
accompagnato da una miriade di fiocchi di neve, viene nelle nostre vite e nelle speranze delle nostre vite.